Ciao a tutti amici YouTube, sono Informatica Tutorial. Capita a tutti di cancellare dei file e di dimenticarli per mesi nel cestino di Windows. Oggi con questo tutorial andiamo a vedere come svuotare automaticamente il cestino del sistema operativo. Prima di tutto, possiamo andare a digitare nel box di ricerca di Cortana l'unità di pianificazione. In questo caso Cortana non l'ho attivo e dunque in alternativa posso recarmi tramite pannello di controllo, sistema e sicurezza, strumenti di amministrazione, utilità di pianificazione. A sinistra cliccate sulla libreria unità di pianificazione e andiamo a cliccare nuova cartella. La rinominiamo a piacere, in questo caso la denomino in attività informatica tutorial, ok, esempio banale. Andiamo a creare questa cartella. Cliccate col tasto destro del mouse nella cartella creata, crea attività. Nella sezione generale, nel campo nome, digitate svuotare il cestino di Windows. Nella scheda attivazione clicchiamo nuovo. Nella nuova schermata che compare, completate i seguenti campi. Avvia l'attività, selezionate su mese. Nel mese potete scegliere ogni, selezionate lunedì. Clicchiamo su ok. Nella scheda azioni cliccate nuova. Nella nuova schermata completate i seguenti campi. Nella sezione programma o script digitate cmd.exe. Nella sezione aggiungi argomenti, che è facoltativo, digitate la seguente stringa, che potete copiarla dalla descrizione. Cliccate infine su ok. Cliccate nuovamente su ok. Verificate che l'attività sia stata creata. Grazie a questa procedura, i file presenti nel cestino verranno cancellati automaticamente una volta al mese. Utilizzerete la nostra guida per cancellare automaticamente i file presenti nel cestino? Fatemelo sapere nei commenti. Thank you.